Signore, perché in verità non è a tutti e per tutti, ma per coloro che tu, Signore, veramente hai scelto e riconosci che possono stare alla tua presenza. Gloria al tuo nome. Quindi, oh Signore, dacci a tutti quanti di essere di pari sentimento, di essere, Signore, uniti in un solo spirito. Signore, poiché tu ci hai rigenerati, fatti nascere di nuovo di acqua e di spirito, quindi fai che i nostri pensieri, i nostri sentimenti possano essere per tutti uguali, Signore, nei tuoi confronti, ed esprimerti l'amore, la gratitudine, la riconoscenza nella maniera dovuta, come, oh Signore, il nostro cuore desidera di fare questa sera. Il tutto offrirtelo nel nome ed insieme a Gesù, che con te lo onoriamo e benediciamo in eterno. Amen. Alleluia. Quello che dobbiamo sempre fare, appunto, trovarci e farci trovare sempre dalla parte del Signore, mai dalla parte opposta. Amen. Perché Lui prima o poi provvederà ad ogni cosa, provvederà a difenderci, provvederà a tutto quello che noi abbiamo di bisogno. Amen. Perché Lui è un vero Padre. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. La volta scorsa
il Signore ha parlato dicendoci, spiegandoci che cos'è lo Spirito Santo. Ecco quello che tutti gli anziani del mondo non si hanno potuto mettere d'accordo, mi sta malino, che cos'è lo Spirito Santo, perché sono in contraddizione tutti. Sia glorificato il Dio per questo, ma sia glorificato veramente il Dio. Vedete, e quindi anche in questo, vedete, chi mi diceva qualcosa, dice perché vengo in chiesa? Perché vedo che c'è quello che uno ha di bisogno. Dice, come mai in giro sapere che Gesù è buono, Dio ti ama, e gira, sempre le solite cose. Non fanno. Ecco, il Signore invece sempre, e che poi ci ha spiegato che cos'è lo Spirito Santo, da che cosa? Da un cantico. Poi non c'è stata neanche la lettura. Vedete, tante volte quando dice, ma fratello si prolunga in un cantico, fratello, se io mi prolungo in un cantico è perché intanto sento che fino a quel momento il Signore mi sta facendo parlare, e poi non so se mi dà ancora, in modo tale che poi il culto si svolga su quel cantico. Amen. Perché certo, abituate sempre, insomma, cantammo di gusto, così poi passammo a lettura della parola, e se il Signore mi dice di non leggere, che fa? Amen. Quante volte ha fatto questo? E quindi la volta scorsa ci ha spiegato che cos'è lo Spirito Santo. Effettivamente, perché le cose, vedete, non vanno intese, capite o spiegate a livello, diciamo, letterario, ma le cose di Dio vanno spiegate con la guida dello Spirito Santo. Quindi, e poiché, siccome effettivamente l'ammaestramento è stato profondo, quello dello Spirito Santo, è stato profondo, allora il Signore gli ha dato la conferma e dice, ecco, vedi, lo Spirito Santo, queste cose, ora, lui è come una caldaia, cioè che alimenta, che dà, come una caldaia, per esempio, perché cosa serve? Io ho portato l'esempio, fatto, come un albergo oppure un ospedale, no? La caldaia, che faccio? Ci sono tutti i riscaldamenti che alimentano la caldaia e tante altre cose, amen, gloria a Dio. Quindi che danno effettivamente la vita, possiamo dire, perché se non ci fosse quella caldaia non si potrebbe stare, no? Oh. Allora, così dice, ecco, è lo Spirito Santo, quello che, poi lui me l'ha spiegato, dice, è dentro di lui che alimenta, è questo fuoco che poi alimenta, che dà beneficio a tutta il mondo. Effettivamente la, diciamo, la spiegazione che c'è stata la volta scorsa, effettivamente non è che è solo per me o per noi che eravamo qui in pochi, è per tutto il mondo. Allora, amen, gloria a Dio, perché effettivamente non si insegnino cose sbagliate nelle chiese. Capite? Quindi gli anziani devono insegnare ai credenti le cose giuste, così come lo Spirito Santo le spiega, le distribuisce. Amen, gloria a Dio. Questo è il... Oh. E allora, e poi diceva pure il Signore, ecco, che cos'è lo Spirito Santo? Che il Dio ha pure un corpo. Vi ricordate? Che diceva che Dio ha un corpo, dice, e quindi allora, perché altrimenti come lo potrebbero vedere gli angeli, i serafini, i cherubini, come lo potrebbe vedere il suo figliolo Gesù stesso, ecco, come l'avrebbe potuto vedere anche Giovanni nell'Apocalisse, che aveva questo libro in mano, se Dio è solo spirito? Allora il Signore ha detto, allora Dio, attenzione, come gli angeli del cielo, come Gesù che è della stessa natura del Padre, la stessa composizione, la stessa materia del Padre, ecco, quello è quello che ha Dio, è un corpo celeste, ma ha un corpo. Lo Spirito e allora lo Spirito Santo, questo Signore, per chi non c'era, ecco, domenica, ecco, lo Spirito Santo è come noi che abbiamo il corpo, e poi dentro di noi c'è
l'anima, lo spirito. Quindi noi abbiamo un corpo e poi lo spirito, l'anima che c'è dentro di noi, è giusto? Il Dio, come pure Gesù, hanno pure loro, solo che noi abbiamo un corpo terreno. Loro hanno un corpo celeste, sia il Dio come gli angeli, ma hanno un corpo. Altrimenti come faceva Dio a dire creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza? Scusa, se tu sei spirito e non come fa nell'immaginazione? Quindi loro hanno un corpo. Alleluia. Amen. Dio ha un corpo. E ci ha spiegato come, certo, non posso con quattro parole spiegare il tutto il messaggio, però affinché anche quelli che non eravate presenti possiate avere una visione più chiara intorno a che cos'è lo Spirito Santo. Ma lo sa che, diciamo, non è che ci doveva spiegare l'altro, perché tanto l'altro non vi capisco, non la, perché bisogna essere, vedete, per poter capire queste cose ci vuole dentro umiltà e guida veramente dello Spirito Santo, perché se non si ha la guida dello Spirito Santo non si capiscono le cose. È inutile che tu spiega con la guida dello Spirito Santo se chi non riceve non ha pure la guida dello Spirito Santo. E guardate, neanche a farla apposta, e ve lo dico in verità con tutto il cuore, con tutta l'anima, e sono davanti all'Eterno, agli angeli del cielo, sapete il Signore cosa mi ha dato da leggere? Alleluia. Esodo capitolo 33. Posso leggere dal versetto 12? Poi Mosè disse all'Eterno: vedi, tu mi dici fai salire questo popolo, ma tu non mi hai fatto sapere chi manderai con me, eppure hai detto io ti conosco personalmente ed hai pure trovato grazia ai miei occhi. Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, de fammi conoscere le tue vie, perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. L'Eterno rispose: la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Mosè allora gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni, alleluia, con noi? Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo e tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè: farò anche questa cosa che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Alleluia. Allora Mosè disse: de, fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Quindi l'Eterno disse: ecco un luogo vicino a me, tu starai sulla roccia e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non la si può vedere. Alleluia. L'Eterno disse a Mosè: tagliati due tavole di pietra come le prime, ed io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole che spezzasti. Così sii pronto al mattino e sali al mattino sul monte Sinai e rimani là vicino a me in vetta al monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno per tutto il monte, né greggi, né armenti, pasquino, nei dintorni di questo monte. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò al mattino presto e salì sul monte Sinai come l'Eterno gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà,
che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione ed il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Poi disse: De Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tua eredità. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Allora, io, sapete, ecco, tutto questo perché effettivamente è come una continuazione. No, è come, è una continuazione di quello che il Signore ha detto domenica. Perché effettivamente mi ha fatto dire che lui ha un corpo, ma io in verità non mi sono assolutamente ricordato di questo. Il Signore quando me l'ha fatto rilevare, ecco come prima di venire in chiesa, perché io prego a casa, perché chiedo: Signore, dove devo leggerti? E allora il Signore subito mi mette sto passo davanti. Ma lì per lì continuai a pregare per vedere se il Signore mi potesse dare qualche altra, perché non avevo posto mente. Poi man mano mi rendevo conto che il Signore invece aveva scelto questo capitolo. Perché? Per dare conferma a quello che lui ha detto, spiegato domenica. Ecco, ora dice: è dentro di me lo Spirito Santo, è come una caldaia. Solo perché non è ufficio per farmi innalzare, attenzione, perché non è questo il fine, perché chi va innalzato è solo il Signore. Alleluia. Ma per dire come, che il Signore ha voluto dare il significato, quindi dice quello che lui dice, sono io che lo dico, perché dice, ma non è un semplice contenitore così, è come una caldaia dentro al quale c'è questa potenza di fuoco, cioè che è lo Spirito Santo, che dà, distribuisce, alleluia, al mondo intero ciò che Dio ha stabilito, alleluia. Quindi non è stata un'eresia, non è stata una mia invenzione il fatto che mi abbia fatto dire che Dio ha il suo corpo, che è un corpo celeste. È chiaro, è spirito, per dire è un corpo celeste, ma anche il suo spirito. Quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, lo Spirito Santo quindi è lo spirito che c'è dentro di Dio e che lui ha messo anche nel suo figliuolo. Ed ecco c'è questa omogeneità tra figlio e padre. Amen. Sono tutta una cosa, però sono sempre il padre è il padre che pace, o il figlio è figlio che figlio. Amen, gloria a Dio. Sempre della stessa natura. Alleluia. E allora, ora dice, l'Eterno disse a Mosè, dice farò anche questa che, dov'è? Allora disse all'Eterno: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Come si potrà fare conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? L'Eterno disse a Mosè: farò anche questa cosa che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi. Perché dice tu hai trovato grazia ai miei occhi, quindi allora io ti accontento, dice tu vuoi che io venga con te, amen, io ti accontento perché hai trovato grazia ai miei occhi. E allora, ma è chiaro che se il Signore aveva scelto Mosè, non aveva scelto un essere così qualunque che e poi lo avrebbe lasciato da solo, perché per affrontare il faraone e poi per poter guidare il popolo di Israele nel deserto, fratello, non è una cosa facile, semplice. E allora, quindi già il Signore sapeva. Però vedete, ecco, Mosè si esprime i suoi pensieri, i suoi desideri all'Eterno. E l'Eterno dice,
Farò anche questa cosa che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Allora Mosè disse: fammi vedere la tua gloria. Non ci poteva dire fammi vedere la tua persona, è giusto? Perché Dio è glorioso, ecco. Allora fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà per chi avrò, di chi avrò pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia. Tu non puoi vedere la mia faccia. E perché non puoi vedere la mia faccia? Perché io non ho una faccia. Io non ho un corpo. È vero? Benedetto l'Eterno. Tu non puoi vedere la mia faccia. Allora hai una faccia. Tu non puoi vedere la mia faccia. Ma non perché non ce l'ho. Perché è una cosa gloriosa. Ma nessuno può. Infatti dice... L'Eterno rispose: tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Mi può vedere e vivere, il che significa la faccia io ce l'ho, però non, né tu né nessuno può vedere la mia faccia per poi continuare a vivere. Amen. Alleluia. Quindi se Dio non avesse un volto, una faccia, ripeto, neanche gli angeli lo potrebbero vedere, solo che Dio ha un corpo celeste, divino, però il corpo ce l'ha. Alleluia. Amen. E guardate, gloria all'Altissimo, vedete, l'universo è composto di tantissime particelle elettroniche, quindi materiali, spirituali, insomma c'è di tutto nell'universo, ma queste cose che sono venute all'esistenza, quindi hanno avuto quindi un'origine, è giusto? Queste origini, da dove sono scaturite, devono quindi possedere questi elementi, queste particelle, come chiamano, questi atomi, queste molecole, insomma, amen. Quindi Dio in se stesso ha tutto, è composto di tutto, perché altrimenti non poteva creare le cose. Perché se in lui non ci fosse una determinata cosa, quella cosa sarebbe più grande di lui. Perché quella cosa direbbe: io sono e tu non sei. Stessa cosa. Io sono ricco, no? Io sono ricco, tu sei ricco. Amen. Dice: senti, però tu dici di essere ricco, però soldi non hai. Non hai niente. Come dici di essere ricco? Se allora uno dice: senti, io sono ricco, allora dice colui che è più ricco: ed io sono più ricco di te. Dice: perché? Dimostramelo. Tu quanto hai? 100 euro. Io ne ho un miliardo. Amen. Ora, seguite attentamente. Ogni cosa esistente procede da Dio, è venuta da Dio. Come il suo figliolo stesso è stato sprigionato da lui. Sia la luce e la luce fu. E venne all'esistenza Gesù. Alleluia. Noi oggi lo chiamiamo Gesù, però ha un nome, ecco, come ha un corpo celestiale, celeste, ha un nome anche celeste Gesù. Alleluia. Quindi, allora, fratelli, guardate che questo è un argomento che io
oggi ho quest'età, che praticamente magari la voce sembra giovanile, però la persona è l'opposto di giovanile. Alleluia. Quindi in tanti anni di fede, guardate che questo problema è stato non trattato ma sfiorato da molti anziani e nessuno ha saputo mai dare la giusta spiegazione, perché tutti hanno naufragato. Perché chi ha detto una cosa, chi ne ha detta un'altra, chi l'ha vista sotto un aspetto, chi l'ha visto sotto un altro aspetto. Però il Signore, ecco, quando fa maturare i tempi e sceglie i suoi servitori adatti, allora fa, dice, spiega ogni cosa. Alleluia. Amen. Quindi, allora, il Signore praticamente... eppure materia, non è solo lui, ha lo spirito. In poche parole, ognuno di noi che abbiamo l'anima, no? Non è che siamo solo anima, solo spirito, siamo anche corpo, è giusto? Il nostro corpo è formato da due cose, anima e corpo. Come il Signore ha spiegato, tanto è vero che quando lo spirito, l'anima, si diparte, il corpo diventa una pezza, vedi, per dire, diventa niente, una nullità. Amen? E finché c'è lo spirito, allora la carne vive. Una volta che non c'è più lo spirito, la carne muore, il corpo muore. Amen? Alleluia. E allora, ora, siccome Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, ci ha fatti come Lui. A noi ha dato un corpo terreno per poter vivere sulla terra, Lui è rimasto con il suo corpo spirituale celeste per vivere nei cieli. Ha creato gli angeli, serafini, cherubini con i corpi celesti perché devono vivere nei luoghi celesti. Ha creato i pesci del mare perché vivano nel mare, quindi gli ha dato un corpo adatto per vivere nel mare. Ha dato un corpo terreno agli esseri viventi terreni per vivere sulla terra. Quindi ognuno di noi abbiamo un corpo a secondo dove dobbiamo vivere. Amen. Ci siamo per qui? Riesco a farmi capire? Allora. Quindi, ora giustamente, ecco, l'umanità... il mondo dei credenti è vissuto per millenni nell'ignoranza. Alleluia. Perché effettivamente il Signore non si è rivelato, non si è manifestato. Alleluia. Amen. Però negli ultimi tempi, siccome i tempi si sono maturati, il Signore li sta facendo maturare, allora Lui sta entrando nel vivo. Perché? Perché già siamo alla soglia della terra promessa, del regno dei cieli. Amen. Quindi lui ci sta preparando per entrare nel regno dei cieli. Come preparò il popolo di Israele nel deserto per farlo entrare nella terra promessa. Lo preparò prima, no? E gli ha spiegato tutte quelle cose. Allora, quindi, e qui il Signore dice, ecco, tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Vedete quindi allora che ha un corpo è Dio? Diciamo che qui è l'angelo dell'Eterno, eh? Però è la stessa cosa, perché perché il Padre e Gesù sono la stessissima cosa. Non come un'unica persona, sono la stessa cosa, della stessa natura. E allora, e qui Gesù non si era ancora incarnato. Vedete che Gesù non si era ancora incarnato eppure aveva un corpo? Non puoi vedere la mia faccia? O no? È vero o non è vero? Alleluia. Amen. Guardate, gloria a Dio, quello che il Signore mi ha dato da vedere. Quindi nessuno può vedere, nessuno può vedere e vivere. Quindi l'Eterno mi disse, ecco, un luogo vicino a me, tu stai sulla roccia e mentre passerà la mia gloria, cioè passerà la mia presenza, la mia persona, alleluia, gloriosa, alleluia, io ti metterò in una fenditura.
amen, della roccia, e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Fratelli, ti metterò nella fenditura della roccia, cioè tanaspac, come si può dire, la fenditura vuol dire una spacca della roccia, cioè una specie di incavo, una spacca, ci sono le rocce che sono, hanno quelle crepe, quelle cose, ecco, io ti metto da dentro, poi con la mia mano ti copro. Ma scusa, se tu sei spirito e non hai un corpo, con quale mano mi copri? Alleluia. Con quale mano mi copri? Vedete, come il Dio si presentò nella sua vera natura a Mosè, perché hai trovato grazia ai miei occhi, quindi io mi presento a te nella mia natura, visto che mi hai chiesto questo, io mi presento a te nella mia natura, con il mio corpo. Alleluia. Però vedi che il mio corpo è inaccessibile, non si può vedere, perché lo splendore della mia gloria, del mio corpo, è così glorioso che l'essere umano si disintegrerebbe. Allora io, per evitare tutto questo, allora ti concedo di metterti nella fenditura della roccia, con la mia mano ti copro, amen, e poi passo, così mi vedrai di spalle. Ah, allora io avevo pure spalle, anche le spalle, vedete, gloria a Dio, che a tutti gli effetti ha un corpo simile al nostro, o no? Vedete il vantaggio che abbiamo noi, fratelli, oggi? Che ne sanno queste quattro teste caudi, che non sanno veramente distinguere la loro mano destra dalla sinistra, e si sentono tutte maestre e sapientoni. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Guardate quale grande meraviglie il Signore ci sta facendo vedere e udire. Quindi, alleluia, io ti e mentre passerà la mia gloria, dice, tu quindi starai sulla roccia, dunque, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi, guardate, poi ritirerò la mano, ritirerò la mano. Vedete che un uomo ha il corpo come il nostro, rimane come noi, ecco, dice l'Eterno, ha occhi per vedere, piedi per camminare, bocca per parlare, tutti gli effetti. Allora, e allora poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, vedrai da redi, allora, ma la mia faccia non si può vedere. Ora avrebbe detto, perché non esiste. Fratelli, a sto punto però, ma si dice, allora che la sua faccia, allora non aveva faccia, e aveva spalle, e aveva mani, perché qua noi abbiamo visto che la mano ce l'ha perché l'ha preso e l'ha coperto, no? Le spalle, perché si è fatto vedere le spalle, ma la faccia, quindi la mia faccia non si può vedere. Alleluia. Amen. Solo per questo, guardate, gloria all'Altissimo. Quando è lo Spirito Santo veramente, perché, ripeto, queste cose io li avrei dovute pensare, sedermi, studiarle, scriverle, facendo l'appunto, segnare in ta Bibbia. Allora, meno male che la Bibbia l'hai a casa, e quella del spuppo del capo, quanti gente sono. Gloria a Dio. E allora, guardate, che poi, ripeto, è sempre lo stesso, perché non dimentichiamoci che Mosè ha visto l'angelo dell'Eterno nel pruno ardente, ed era sempre l'angelo dell'Eterno che parlava con lui, cioè che Gesù sempre è il figlio, però perché il
padre peggio ancora, non si può, manco le spalle si può, ma neanche di spalle l'avrebbe potuto vedere Mosè. Ma il Dio fa di tutto, ecco, per accontentare l'uomo, e allora usa i sistemi adatti, compatibili con noi, che siamo terreni. Amen. Guardate, gloria a Dio. E allora. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore, nell'Apocalisse capitolo 1, e udì dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. E quando lui dice sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, alleluia. E allora, io sono il primo e l'ultimo, e quindi l'Alfa e l'Omega, e ciò che tu vedi ci scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese dell'Asia. Io non lo leggo tutto perché, per abbreviare il tutto. Io mi voltai per vedere la voce, guardate, io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo. Guardate, uno simile a un figlio d'uomo. Nel profeta Daniele, pure Daniele vide uno simile a un figlio d'uomo, e ancora Gesù non aveva il corpo che umano, terreno, però le sue sembianze, guardate, erano sempre le stesse, è vero o no? Ancora Gesù doveva nascere nel tempo di Daniele, alleluia. Quindi io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, dice, vidi sette candelabri, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura d'oro al petto. Amen. Quindi Giovanni, per vedere questa figura, aveva un corpo, come fa a dire che aveva una cintura, caveste fino al petto? Amen. Guardate come c'è allora questo corpo di questo figlio d'uomo. Vediamo chi è questo figlio d'uomo. Alleluia. Vestito di una veste quindi lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. E i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. Ecco perché nessun uomo mi può vedere vivere. Vedete qual è diciamo, il corpo di Gesù, dell'angelo dell'Eterno che parlava allora con Mosè. Alleluia. E allora, i suoi piedi erano simili a bronzo, lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace. Fratelli, se un metallo viene arroventato in una fornace, non si può vedere, non si può guardare. Uno sciobria, in dialetto, accecherebbe. Allora, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace. E la sua voce era come il fragore di molte acque. Ma che ha sentito questo odio? Uno scemonito, ribambanuto, ribambito. Era talmente, ecco, vedete chi è Dio, ecco perché nessuno, dice, può vedere la mia faccia e vivere, e nessuno, ma lui non avrebbe potuto neanche ascoltare la voce dell'angelo dell'Eterno, di Gesù, che ancora si doveva, ripeto, incarnare. Ma vedete, il Signore fa di tutto per farsi, quindi arriva a questi livelli per farsi capire, alleluia, e per poter dialogare con noi. Allora, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come fossero arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Ed io il suo aspetto, guardate, ed il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Ah, guardate avanti, guardiamo il sole quando risplende nella sua forza, guardiamolo, se ci riusciamo. Ecco perché ha detto a Mosè: nessun uomo può vedere la mia faccia e vivere. Vedete? Perché questa, guardate come sia glorificato Dio nell'Apocalisse, il Signore non a Mosè ma a noi. Dice: mi volete vedere?
mi faccio vedere con l'immaginazione, perché nessuno può vedere la mia faccia e vivere. Alleluia. Amen. Gloria all'Eterno. Alleluia. E quindi, e gli avevano uscivano, e allora dove qua usciva una spada acuta, il sospetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, io sono quindi quello che parlavo con Mosè. Amen, fratelli. Non ci dici io sono Gesù, ma sono il primo. Tu ora mi hai visto nelle mie vere sembianze, non mi hai visto solo da il maestro che mangiava insieme a voi. Amen, gloria a Dio. Quindi ora Giovanni lo vede nella sua gloria, lo vede con gli anni che Gesù possiede veramente prima della fondazione del mondo. Alleluia. Ecco, prima che Abramo fosse, io sono. Alleluia. Amen. Vedete, gloria all'Altissimo. Non temere, io sono il primo e l'ultimo. Ed il vivente, io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. Io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Alleluia. Quindi vedete, guardate, se Giovanni avesse visto soltanto Gesù come lo aveva lasciato, o meglio, come quando Gesù ha lasciato gli apostoli, i discepoli, che è stato assunto in cielo. Quindi Giovanni ora, se mi state seguendo, quindi l'avrebbe visto giovane, no? Un giovane di 36 anni, giusto? Invece no, non lo vede più, vedete, come quel giovane risuscitato che sale al Padre. Amen. Ma lo vede che i suoi capelli, dice, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco. Quindi ora praticamente Giovanni lo vede nella sua vera natura, con il suo vero corpo che ha avuto sempre, quindi che è eterno, le sue origini sono eterne. Alleluia. Quindi ecco perché, quindi il Signore allora questa sera ci ha riconfermato quello che mi ha fatto dire, che lui ha un corpo, e ce lo dimostra ora qui, perché i suoi capelli sono bianchi come lana, come neve. Alleluia. I suoi occhi come fiamma di fuoco, i suoi piedi, vedete che ha un corpo. Alleluia. Quindi ripeto, e sia glorificato il Dio, perché altrimenti il Signore questa sera non avrebbe potuto spiegarci la cosa in una maniera comprensibile a noi piccoli esseri umani, se lui si fosse fatto vedere, ripeto, come ai tempi degli apostoli, quando era con loro, perché d'altra parte ancora Giovanni era in vita. Quindi se Gesù, non è che Gesù si era invecchiato improvvisamente, è giusto? Dopo che è stato assunto in cielo, Gesù improvvisamente si invecchiava, i capelli ci diventarono bianchi come lana, come neve. No, perché ora lui l'ha visto nella sua gloria. Ecco, io farò passare la mia gloria. In poche parole, ma allora, seguitemi attentamente. Dici, ma perché a Mosè gli dice: nessun uomo può vedere la mia faccia e vivere? Invece qua ora Giovanni lo vede? Che fece particolare da? Allora non era vero che Mosè lo amava tanto, perché di lui non si è fatto vedere, di Giovanni sì. Sapete perché? Perché quando lui si è fatto vedere di Mosè, da Mosè, oh, scusa, no, vedete che ogni tanto i parole mi scappano, che non sono vocabole, però mi ha capito stesso, allora, sì, vero? E chi sta buttando? E allora, quando si è fatto vedere da Mosè,
ancora l'uomo non era stato lavato, purificato con il sangue di Gesù. Ancora si era all'inizio, nessun uomo mi può vedere e vivere. Giovanni nell'Apocalisse ora è stato lavato e purificato, alleluia, con il sangue dell'agnello. E inoltre, seguitemi attentamente, e inoltre, oltre a questo, mi state seguendo? Oltre a questo, Giovanni non è stato, a meno come lui dice, con il corpo, ma è stato in spirito. Quindi soltanto così lui ha potuto resistere, perché vedete, il corpo è vulnerabile, è decomponibile, lo spirito è immortale. Amen? Quindi ci sono questi due fattori che prevalgono sopra tutte le altre cose momentaneamente, poi il Signore piano piano, tanto ne altro premura non avemmo, non ce l'ha il Signore, dobbiamo noi avere la premura di sapere tante cose subito, no, vedete che una parte ce l'ha spiegata domenica e oggi che è martedì, e quindi il Signore ce lo sta spiegando questa sera, vedete che lui non ha premura, perché effettivamente spiegarci tutte le cose in una volta noi non riusciremmo a contenerle nel nostro piccolo teschio al nostro piccolo cervello. Amen, gloria al Signore. Quindi il Signore, vedete, ci ha riconfermato, quindi ora possiamo essere sereni, tranquilli, che abbiamo, che Lui, non noi, ma Lui ci ha fatto conoscere la verità, ci ha spiegato anche questo. Ma figliolo, chi è vero pace? È vero Dio, alleluia. Vedete, questo sono io, alleluia. E mentre gli uomini continuano a studiare se c'è acqua sulla luna, se c'è, si può dire, quelli che è lo Spirito Santo, la terza persona, il Signore ci sta spiegando tutte queste cose senza che noi ci sforziamo. Amen. Benedetto sia l'Altissimo. E questo, ripeto, serve a noi, che in anteprima il Signore ci spiega queste cose perché siamo i suoi più intimi collaboratori. Ci fa conoscere queste cose, poi le stesse cose il Signore le fa conoscere agli anziani delle chiese di tutto il mondo, però attenzione, non a tutti, soltanto a quegli anziani che in umiltà e con umiltà accettano questo parlare da parte di Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Signore, è così ogni richiesta di preghiera, Signore, ed ogni bisognoso, Signore, del tuo divino intervento. Signore, tu ci conosci, Signore, sai quali sono le nostre necessità, i nostri problemi. Quindi tutto presentiamo a te, o Signore, finché intervenga con la tua potenza. Sì, Signore, tu sei l'onnipotente, l'onniveggente, colui che vede, che parla, che opera, alleluia. Quindi grazia ti chiediamo mentre continuiamo a onorarti insieme a Gesù, ora e sempre in eterno. Amen, amen. Eterno Signore, perdonila.
Signore, alleluia, questo Signore è lo scopo della nostra vita. Signore, cosa faremmo senza di te? Signore, a chi ce ne andremmo? Come Pietro vogliamo dirti, tu solo hai parole di vita eterna. Signore, ce lo stai dimostrando, Signore, ammaestrandoci in cose veramente che prima, Signore, non conoscevamo e che non sono, Signore, neppure oggi alla nostra portata, ma tu le rendi tali perché ci ami, perché ci, Signore, ci stai facendo veramente nascere di acqua e di spirito, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, per farci ereditare il regno dei cieli, insieme a te Gesù, con il Padre, ora e sempre in eterno, amen, alleluia, amen, e Dio sia lodato, amen.